Amici, buongiorno. Oggi domenica 27 luglio 2014. Buongiorno a tutti, buon dì per tutti i veneti del mondo. Oggi siamo collegati con la Regione Veneto per partecipare ad una videoconferenza. Il tema di oggi è il referendum che si farà nel Veneto per l'indipendenza della Regione. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare a tutti i membri che sono là nella Regione Veneto, Andrea Iocopini, e vi presentate voi, lei sì, Andrea? Sì, ma come, chi siete lì? Cavalin? Ah, Morosin, sì, scusa. Morosin che è il capo del gruppo, vero? Sì, va bene, sì. E qui sono io, Itamar Benedetti, conduttore del programma Ritorno alle Origini della radio Uglia Negra, e anche Josemir Spiller della radio diffusora dei Sara. E allora qui nello studio della Uglia Negra c'è Raffaele Candido, c'è la aspetta, vieni qua, tu, a Soraya Casagrande e anche la Viviane Casagrande. E che siamo tutti. Allora date un buongiorno ai nostri amici là della Regione Veneto. Buongiorno a tutti di là d'Italia, buongiorno a tutti che ascoltano qua della nostra città. Speriamo di fare un bel programma e di passare tante informazioni alla gente qua. Okay? Ecco. Allora io prima di iniziare il programma vorrei leggere una lettera aperta che è stata fatta nel 2001. Quando abbiamo formato qui il Comitato delle Associazioni Venete per lo Stato di Santa Catarina, siccome la Regione Veneta, la capitale è Venezia, la Santa Catarina Veneta, la capitale è Nuova Venezia. E allora, ascoltate, rappresentanti delle Associazioni Venete per lo Stato di Santa Catarina riuniti nel distretto di Caravaggio, Nuova Venezia, nel 4 di marzo 2001 per insediare il Comitato delle Associazioni Venete per lo Stato di Santa Catarina. Ai fini dei lavori emitirono lo seguente documento intitolato. Affermano, ovvero, anzitutto che alimentare le proprie e irrinunciabili radici venete e rendere omaggio alla propria patria il Brasile. Confermano la propria disponibilità di lavorare insieme al fine di contribuire per la propria affermazione del Comitato delle Associazioni Venete per lo Stato di Santa Catarina come forza politica e organo rappresentativo dello Stato di Santa Catarina di fronte alla Regione Veneto, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni che sono punti di referenziale nelle relazioni con l'Europa. Il terzo punto. Promuovono l'integrazione di tutte le associazioni venete dello Stato di Santa Catarina, finendo così lo isolamento che esiste finora. Quarto punto, stimolano le iniziative delle entità con vincolo al Comitato Veneto per formazione di gruppi folcloristici, corali, ritrovo delle abitudini dei nostri avi, insegnamento della lingua italiana e preservare il nostro talian, che ancora ha un legame con il Veneto. Quinto punto, richiedono alle autorità italiane un consolato per Santa Catarina, tenendo presente che i discendenti di italiani rappresentano 67% della popolazione dello Stato di Santa Catarina, dati forniti dalla Segreteria di Relazioni Internazionali dello Stato di Santa Catarina. Chiediamo inoltre a Dio che continui benedicendo a tutti e che la fratellanza e la solidarietà sirvano per consolidare le comunità venete di Santa Catarina. Questo paragrafo è stato un messaggio da Don Paolo, dal Monsignor Paolo Antonio De Conto, Vescovo Diocesano di Criciúma. Ecco, questa è la nostra carta aperta di Nuova Venezia. E quindi questo collegamento è proprio una storia
lunga di 130 anni dei nostri immigranti che qui arrivarono nella Foresta Vergine e hanno fatto 30 chilometri a piedi, bambini, vecchi. La mia trisnonna aveva 87 anni, ha fatto 25 chilometri per arrivare a fondare Criciúma, nel mezzo della foresta. Intanto saluto tutti quanti, io sono Alessio Morosin, ho la cartina geografica tratta da internet dello stato di Santa Catarina, ma non trovo Nuova Venezia, dove e da dove trasmettete voi attualmente? No, qui alla città è Criciúma, ne ha 200.000 abitanti, e Nuova Venezia faceva parte del territorio di Criciúma. E dopo si è staccata, ha fatto un comune nuovo, oggi ha 13.000 abitanti e a 10 km di Criciúma, Nuova Venezia. Ma non è indicata infatti nella città? È perché è piccolina, no? Piccolina. Nel vostro mappa non cosa? Non c'è. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti e soprattutto abbiamo bisogno di far conoscere ai fratelli veneti che abitano oltre oceano, soprattutto nello stato di Santa Catarina, di Rio Grande do Sul, altre realtà del mondo brasiliano, ma non solo, che stiamo facendo questa cosa in assoluta volontà pacifica, in modo democratico, ma con grande determinazione. Parlando della popolazione del sud del Brasile, Veneta, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, forse non abbiamo un numero esatto, ma penso che tra Rio Grande e Santa Catarina solo sono perlomeno 5 milioni di veneti, né? Sono lo stato di Santa Catarina e Paraná, anche perché lo stato di Santa Catarina, il Rio Grande do Sul, io ho un libro di tutti gli immigranti che sono arrivati qui, un libro, e allora sono arrivati qui perlomeno più di 100.000 immigranti e oggi saranno certamente 3 milioni perché secondo la Segreteria dello Stato di Santa Catarina 67% degli italiani erano la popolazione italiana nello stato di Santa Catarina. Di questo 67%, 90% sono veneti, allora basta fare i conti. È così anche perché sono veneti, un'altra storia, né? Che sono veneti qui a Santa Catarina perché è stato un accordo tra il governo italiano all'epoca e il governo brasiliano di portare qui soltanto immigranti veneti, per questo siamo tutti veneti. Allora facciamo qui una breve una chiamata qui per la radio qui. Diciamo che stiamo parlando attraverso la radio Puglia Negra di Criciúma e la diffusora dei Sara, partecipando di una videoconferenza direttamente dall'Italia, dalla regione del Veneto, che proprio prossimamente farà il suo referendum, forse a dicembre, né? Avete detto, dicembre faranno il referendum per l'indipendenza della regione Veneto, vero? Sì, noi speriamo che venga fatto quanto prima, in realtà una data non è ancora stata fissata dal Consiglio regionale che ha la competenza di provvedere a questo fatto. E dobbiamo anche raccogliere i soldi per il referendum perché lo Stato italiano ovviamente non facilita questo tipo di consultazione, anzi si in qualche modo la ostacola, per cui mentre tutti gli altri referendum vengono fatti a spese pubbliche della Regione Veneto, questo referendum dobbiamo pagarcelo noi veneti, ben 14 milioni di euro. Però se voi tenete conto che lo Stato italiano si porta via dal Veneto ogni anno di tasse oltre 70 miliardi di euro, 70 miliardi non milioni, voi capite che di questi 70 meno di 50-40 servono per pagare i servizi che ci dà lo Stato, 9 sono di interessi che noi paghiamo sul debito pubblico che producono le altre regioni d'Italia.
Italia. E allora, sono 14 miliardi di euro che la regione paga allo Stato italiano, vero? Né? No, non fraintendiamo. Ho detto che il referendum costa no, 14 miliardi. No, aspetta. Quanto il governo centrale ricava dalla regione Veneto? Ok, allora le tasse che l'Italia preleva del Veneto sono 70 miliardi, non milioni, miliardi di euro all'anno. Soltanto per quelli che non capiscono qui in Brasile queste cifre, 70 miliardi sarebbe 70 bilioni di euro, né? Che la regione paga per il governo centrale italiano, né? È questo? Esattamente. Lo Stato restituisce alla nostra regione 41 miliardi per servizi, per garantire il funzionamento delle istituzioni. Le restituisce 41. Allora, se la regione fosse indipendente, sarebbe questi soldi rimarrebbero tutti in regione, vero? Bravissimo, la regione avrebbe quasi 30 miliardi, ripeto, miliardi e 2 milioni di euro a disposizione. Ovviamente andremo come prima cosa a ridurre le tasse, perché oggi abbiamo tasse che sono soffocanti. Le aziende arrivano a pagare, secondo uno studio recente con dati dei ministeri, fino al 68,7% delle loro entrate vanno destinate a tasse. Oggi qual è la renda per capita del Veneto? Oggi? La renda per 29.500 euro a testa in Veneto, mentre la media europea è 25.500. E dell'Italia? La media dell'Italia? Dell'Italia è inferiore alla media europea, 24 e qualcosa, 24,9, un po' meno della media europea. Mentre quella del Veneto è 29.500 euro per capite. Le regioni più che hanno la renda per capita più alta d'Italia, che sarebbe la Lombardia? La Lombardia e il Veneto chiaramente sono quelle che pagano, che hanno un maggior residuo fiscale. Che cosa vuol dire maggior residuo fiscale? Che pagano di più, molto di più di quello che ricevono. Dicevo prima che il Veneto paga 70 miliardi all'anno di tasse, riceve servizi da parte dello Stato per 41 miliardi e poi ovviamente lo Stato si tiene circa 30-29 miliardi per una parte per pagare il debito pubblico, gli interessi sul debito pubblico, circa 9 miliardi di euro e 20 di residuo fiscale che spariscono nei meandri della burocrazia di uno Stato che è ovviamente ormai collassato nelle sue istituzioni, che è corrotto, che non funziona più, nonostante all'estero si divulghi ancora aspettative di cambiamento, in realtà lo Stato non riesce più a cambiarsi. E noi siamo molto dispiaciuti di questo, ovviamente, perché ne paghiamo noi il prezzo più alto e noi amiamo l'Italia, ripeto, ma non ci rappresenta più come istituzioni. Il Veneto ha alzato la testa, come voi sapete i nostri nonni, i vostri nonni sono andati via proprio quando il Veneto si è affacciato all'Unità d'Italia nel 1866, è cominciata l'emigrazione e oggi la situazione è analoga, abbiamo decine di migliaia di giovani che partono dal Veneto, neolaureati addirittura con master di scuola universitaria di altissimo profilo, che se ne vanno all'estero perché qui non c'è più lavoro a causa del fallimento quotidiano di aziende, qui chiudono. Venivo prima dalla strada Valsugana che li porta verso il Grapp, dove praticamente si passava per Cittadella, per Bassano, per altri paesi importanti, e lungo la strada abbiamo contato decine e decine di negozi con scritto vendersi. Ecco. Morosini, dobbiamo fare un break. Allora adesso noi sentiremo una musica che i nostri migranti hanno fatto prima di arrivare in America. Noi siamo partiti, non so se voi conoscete questa, non so se conoscete questa musica. E sentite bene le parole di questa musica. La mia snoda, gran genitore di tutti.
Ritorno alle origini della Radio Unghia Negra e il programma della radiodiffusora dei Sara. Siamo in collegamento con l'Italia, con la regione Veneto, e parlando sul tema della indipendenza della regione. Ecco, siamo qui allo studio della Radio Unghia Negra con la Soraya Casagrande, con la Vivi Casagrande e con Rafael Candido. La Soraya, dai una parolina ai nostri amici là d'Italia. Cosa devo dire? Io sono sorpresa. La Soraya è la professoressa di lingua italiana qui. Ecco, io ho vissuto in Italia quasi 10 anni. Ciao caro. Io ho vissuto in Italia quasi 10 anni, ho un figlio nato proprio a Verona e per dire, mi sento molto più italiana dopo che ho vissuto in Italia, no? Molto più italiana. Veneta, Nadia. Ecco, Veneta anche Veneta. Di Vittorio Veneto, eh? Sì, Casagrande è proprio di Vittorio Veneto. Sì. E allora io sono curiosa per queste cose, perché sentendo così, io che abito adesso lontana, vorrei capire una cosa, ci ha chiesto sì. Prima Itamar. Allora, chi è Morosin? Ecco, signor Morosin, allora, noi che... Voglio dire una cosa, abbiamo anche Gianfranco Cavallin qui che è disponibile. Anche Cavallin, allora. E dopo lui dà un messaggio. Sì. Vorrei capire una cosa, perché io chiedo come una cittadina che ha la cittadinanza italiana riconosciuta, come tanti qua nella nostra città, in regioni. Allora, questo cambiamento che accadrà, non so, vediamo come vengono fuori le cose. Cambierà anche per noi qui qualcosa, noi che siamo discendenti dei Veneti? Capito, Morosin? Perché siamo cittadini italiani oggi, con la cittadinanza italiana. Cosa, no, noi siamo Veneti, cosa cambia con noi? La domanda è molto chiara. Nelle nostre speranze è che se cambia la nostra sorte, io sono certo che cambierà, indubbiamente dovremo considerare tra le prime cose anche la sorte dei fratelli veneti che sono sparsi nel mondo, perché la diaspora veneta, l'allontanamento e l'emigrazione dei veneti è avvenuta proprio in conseguenza prevalentemente di uno stato tassatore, lontano e centralista, nei confronti del quale noi non abbiamo avversione, siamo sereni, siamo molto sereni, però siamo determinati a rivendicare l'indipendenza della nostra terra, della nostra patria. È bene che cominciamo a parlare della patria veneta, come diceva anche quel grande scrittore vicentino Goffredo Parisi, la nostra patria è il Veneto, e siccome quando si parla di patria ci si rifà ai padri, è evidente che quanto dice Soraya
ci ricollega allo stesso punto di partenza. Abbiamo gli stessi padri, i nostri anziani che hanno portato a fare delle scelte, chi per andare oltreoceano, chi per continuare qui da noi a battersi, a vivere, cercando di mantenersi sempre uomo libero. Quindi riteniamo convintamente che una volta che il Veneto sarà una repubblica indipendente e sovrana, quindi uno Stato libero come tutti gli altri Stati liberi e sovrani del mondo, troveremo modo di far sì che i veneti che sono espatriati, anche se di seconda e di terza generazione, possano godere per esempio di passaporto, di vantaggi e di rientri nella terra dei padri, in modo tale da creare un legame ancora più stretto, ovviamente, sia per loro che per sempre. La regione riconosce, prima era fino alla terza generazione, adesso ha approvato una legge fino alla quinta generazione, vero? Certo. Sì, è un'altra cosa. E dopo già siamo anche alla sesta generazione, settima, come sarà questa generazione? Come saranno? Questo è il futuro, è difficile da prevedere. Noi intanto abbiamo la buona volontà di attuare questo cambiamento. Però in momento attuale abbiamo necessità di superare questo ostacolo, che non è facile, perché evidentemente l'informazione innanzitutto che in Italia viene offerta dalla stampa, dalle televisioni, dai giornali, non è un'informazione libera, è un'informazione parziale, un'informazione reticente, è un'informazione incompleta. Sì. E quindi il nostro impegno è quello di far conoscere innanzitutto i veneti. Ho capito. La cosa curiosa è che anche da voi potrebbe partire una iniziativa di comunicazione che ci aiuta in questo senso, perché io credo che il fatto che ci siamo messi in contatto con voi sia un fatto positivo, che crei a sua volta grande coinvolgimento, perché c'è un'emozione che voi fate scattare, c'è qualcosa che attira i sentimenti. Senti, peccato che non c'è Josemiri Spilleri della radiodiffusora, che lui parla il Veneto come, non so come dire, ma perfettamente il Veneto. Peccato che non abbiamo l'audio della radiodiffusora qui, perché lui parla molto bene il Veneto, è proprio la lingua, che non è dialetto, è la lingua veneta, né? E lui parla molto bene. Io appena capisco un po', dico alcune parole, ma sulla lingua veneta. Non si può unificare, perché noi abbiamo qui italiani dicono al Rio Grande do Sul italiano e sarebbe il Veneto, e noi abbiamo qui, chiamo qui dialetto veneto, né? Che non è dialetto, ma dicono dialetto veneto, no, che è un po' diverso. Anche l'UNESCO lo riconosce come lingua, infatti, e fai bene a parlare di lingua, e comunque la prossima volta magari facciamo un collegamento, sì, parlando soltanto veneto. Qua Cavallini è un professore, sì, è uno studioso, uno storico che può insegnarti, lui ha scritto un vocabolario. Sì, allora sentiamo Cavallini, Beh, intanto mi dia questo, risponderia alla tua domanda, perché dite che dito, e cosa si fa da quinta generazione? Beh, quello che si fa bene da come se ne è, allora la prima fase sarà la presa di coscienza, no? Perché se nessuno conosce la nostra storia, come che succede nel Veneto, quindi non credo che sarà tanto diverso dai Brasile, e non conosciamo il nostro passato, cosa potremmo fare? Quindi bisogna, secondo me, partire dai raise, cioè prendere la coscienza della storia, la forza che troviamo nella nostra storia. Sto dicendo, no, che adesso devo ripeterlo, che dite poi la domanda, e da quinta generazione cosa che fermo? Da quinta generazione, se creiamo il futuro per nuove generazioni, ma non si può farlo se non conosciamo il passato nostro. È vero. Perché se no ne manca quello che è il senso di appartenenza, no? Di un popolo. In un popolo, se popolo, nel momento in cui ti individui a suo popolo, senza di appartenere. E come si fa a dire che se per esempio la scuola italiana nasconde la nostra storia e non ne dice niente del nostro passato? Parla per esempio che se una civiltà occidentale non si deve ai veneti, se no forse parleresti con tutti l'arabo, non so, ma per queste robe qua
voglio dire, bisogna conoscere, quindi bisogna conoscere come che siamo partiti, a partire dal nome, che tutti forse parliamo, ma mi sono Veneto, ma e cosa vuol dire sono Veneto? Perché Veneto e non cinese? Perché se dicevo Veneto e non Lombardo? Cosa vuol dire Veneto? Quindi il latino sa che la parola stessa, che è un nome che gli antichi danno a se stessi. E Veneto deriva dalla radice indoeuropea, perché Veneto antico è una lingua indoeuropea del tipo Kentu, che dopo ovviamente si è latinizzata, è una lingua neolatina, ma poi antica è una lingua indoeuropea che non origina da nessuno, né stessa è la lingua originale. E Veneto deriva dalla radice Ven ed Eto, dove Ven è una radice che si riferisce a un condottiero, un comandante, a un guerriero, che combatte in nome di qualcosa che ne sia degno, e detto vuol dire vittorioso, quindi Veneto vuol dire un condottiero vittorioso, quindi vuol dire che fin dall'antichità i Veneti erano dei vittoriosi. E ditemi, chiedevi dalla quinta generazione, spieghiamo che la sua storia e saremo da nuovo dei vittoriosi. Faccio una domanda allora. Avete fatto già il plebiscito, no? Il plebiscito è stato fatto in quale territorio del Veneto? Allora, bisogna precisare che quello che è stato fatto a marzo di quest'anno, il cosiddetto plebiscito, in realtà era un'iniziativa di un comitato privato. Noi invece stiamo tentando adesso, dopo che siamo riusciti a far ottenere l'approvazione della legge, che è la legge 16 del 2014, per l'indizione del referendum, stiamo seguendo la via istituzionale, cioè un momento, prima di parlare del referendum ancora voglio vedere sul plebiscito, perché per noi il plebiscito è quasi come un referendum qui, e allora è una consulta popolare, no? Per vedere se vuole o non vuole, no? Sì o no, è vero? È la stessa cosa, la parola referendum, la parola plebiscito sono sinonimi. In realtà quello di cui parlate voi, che si è tenuto il 16 di marzo, era fatto il plebiscito fatto da un comitato privato. Ma a chi è servito questo plebiscito? Non è servito a nessuno, perché tra l'altro è in attesa di una certificazione internazionale, ma al di là di questo rimane un'iniziativa privata ancorché importantissima, perché ha la forma di un sondaggio cui hanno aderito tantissimi veneti. Il problema è che per dare una svolta definitiva alla questione indipendentista bisogna passare per via istituzionale attraverso una consultazione che sia fatta in forza di una legge che si è dato il Veneto. Il problema per voi lì, per il referendum, è marcare la data del referendum per avere il referendum e il risultato del referendum che dopo fatto il referendum, se ci sta approvato, viene fuori la indipendenza, è vero? Esatto, quindi adesso abbiamo la legge che consente di indire il referendum, ovvero una consultazione con la quale si andrà a chiedere ai veneti residenti nell'attuale regione se vogliono o meno che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana. Questo è il punto, questa è la consultazione per via istituzionale, in forza di una legge. Adesso la legge c'è, si chiama legge numero 16 del 2014, la quale ha dei passaggi esecutivi che prevedono l'individuazione delle modalità di voto e la fissazione della data entro la quale votare. Queste due cose non sono ancora state scritte. Le modalità di voto saranno date, da quanto si è appreso, entro un po' di giorni. Saranno date entro la prossima settimana, così come dice la legge, dalla giunta regionale del Veneto, mentre la data del voto dovrebbe essere indicata dal consiglio regionale, appena saranno stati raccolti i fondi per l'indizione della. Sì. Posso farne una io? Sì, come no? Sarebbe importante capire
come voi potete aiutare noi in questo processo democratico. Cioè, sai che ti avevo suggerito in Tamar di fare un foglio o qualcosa con un timbro del vostro comitato per supportare anche la nostra iniziativa della legge 16 regione. Se potete fare qualcosa di sollecito, un documento che testimonia che state osservando la cosa e che siete molto attenti all'esito della legge 16. Questo sarebbe bello. Io non so come cominciare a fare questo, non so, non ho capito bene come si deve fare, come hai chiesto di fare. Basta scrivere un foglio, magari su carta intestata. Ma intestata di chi? Quale ente? Il nostro comitato del Comvesc, no? Ah sì. Un foglio con su carta intestata del Comvesc dove certificate appunto che siete a conoscenza della legge 16 di Veneto, sì. Che siete molto attenti, che siete informati e che come originari veneti sareste molto favorevoli a una consultazione democratica nella vostra terra di origine. Sai, è una bella roba questa. Senti una cosa, Andrea, io ce l'ho. 40 associazioni nello Stato di Santa Catarina, l'indirizzo di 40 associazioni. Sarebbe interessante che voi mandate qui un foglio col timbro vostro lì e noi facciamo fotocopia e mandiamo a tutti quanti e queste 40 associazioni. Ma sei 40 associazioni di Veneti? Sì. No, sono 40 associazioni. Di categoria o associazioni di che natura? Senti una cosa. Sentite, queste associazioni sono nomi che non hanno il nome per televisare nel mondo, no? Queste sono associazioni provinciali, ma sono altre associazioni italiane, ma che in verità non sono, sono venete quelle associazioni, i membri sono veneti, è questo. Sì, ma che tipo di associazioni? Cioè, culturali. Culturale. Per esempio fammi nome di una o due così. Associazione per esempio la nostra qui, Trevisani nel mondo, Bellunese nel mondo, Associazione Italo-Brasileira di Tradizione e Cultura, Veneta, Associazione Cultura, e Veronese dopo. Sull'albo della Regione Veneto ci sono gli indirizzi e i nomi. Sì, è un'altra cosa, sono queste 40 associazioni, però quelle iscritte all'album della regione sono solo 5, perché la regione vuole che siano queste associazioni con 50 membri veneti, né? Ma queste altre associazioni prendono di tutte le altre regioni d'Italia, né? Sebbene che sono pochi, specialmente friulani, bergamaschi, qui gli altri italiani non sono qui, sono i trentini e i friulani bergamaschi, basta. Ascolta Itmar, visto che alla Regione Veneto sono riconosciute o comunque iscritte solo 5 di queste associazioni, tu potresti mandarci via mail o anche via Facebook il nome e gli indirizzi di tutte queste associazioni? Sì, vi mando tutte, una quarantina, sono 40, esattamente 40, io vi mando per email. Ottimo, ottimo, bene, molto bene. Sì, abbiamo perso Cavallini. Ma perché? Ah, lui non è. Voi non siete nello stretto, dello stesso, stessa stanza, no? No, siete diversi. Itamar, no. Una delle associazioni si chiama Cristi Uma. Come? Cristi Uma. Una delle associazioni che ti parlavi appunto del Trevisano. È Trevisano nel mondo. Trevisano nel mondo. Sì, ma si chiama Cristi Uma. Cristi Uma, sì. Ah, buon, perfetto. Ho capito quanti sono. Aspetta un attimo che sento il cavallino che si è perso. Ma Johnny, sei tu in grado di trovarlo ugualmente? Tu stai lì? Già trovare tutte? Sì. Eccomi qua, io sono scalzo. Itmar, le hai trovate tutte finché parlavamo? Com'è?
ha vinto Johnny Malaman, che le ha già trovate tutte le 40, mentre parlavamo, è andato su internet e le ha già trovate. Ah sì? Hai visto? Non c'è. È interessante perché oltre che l'Europa, Nord America, Centro America, Sud America, Africa, Asia, Oceania, che tutte quante la ITM, italiana, ATM, Associazione Televisione del Mondo. Sì, ma di tutto il mondo quello lì, eh? Ma dovete dovete vedere che lo stato di Santa Catarina è uno dei quattro stati, sono quattro stati federativi che hanno il comitato Veneto, e il Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E allora ogni stato ha il suo comitato, eh? Per questo che c'è la differenza di uno. Di uno, per esempio a Rio Grande do Sul chiamano Converse di Rio Grande do Sul, di Paraná Favep, e São Paulo è Federazione Veneta. Sono quattro comitati riconosciuti dalla regione. Ogni comitato di questo ne ha delle associazioni, che noi abbiamo arrivato una volta una quindicina che erano iscritti all'albo della regione. Adesso sono ridotti a 5, perché non so perché hanno ridotto, hanno cambiato la legge, non so. La burocrazia italiana, caro mio. Ascoltate una roba, ah. Mi dia se te va bene, di fare sta roba. Ma sono due parlando allo stesso tempo, lei. Come mi parlo di quello che so parlare, e ti so parlare della storia di Veneto. Se voi mi le faccio puntate da 10 minuti, di volta in volta partiamo, non so, partiamo da lì in fondo. Mi capisco là in Brasile. Ma no, il problema è che c'è un'altra persona parlando insieme. Stavo dicendo. Tasicetti quello. Tasicetto. Un altro un cavallino, l'altro, non so chi è. Parla. Adesso mi sentite? Sì, no? Sì, mi sì. Sentito? Oh. Allora, senta voi, quello che posso fare, se quello che posso fare, cioè, posso fare come che faccio qua in Italia, che ho fatto delle puntate di storia veneta alla radio, e posso parlare, se voglio, non so, puntate da 8-10 minuti, parto, non so, veneti antichi, veneti dell'800 al 1004, dal 1004 al 1006, poi al 700, e rivevo fino a oggi. Se vi interessa, e se no andiamo avanti così, abbiamo delle chiacchierate, ogni tanto dico qualcosa, fate voi altri insomma. Sì, sarebbe importante che fosse domande e risposte così più, né, sintetica, né, così la gente partecipa, e che siamo qui quasi alla fine già del programma. Abbiamo 3 minuti per dare il saluto finale a tutti i veneti, a tutti i veneti brasiliani di Santa Catarina. Si potrebbe fare intanto una domanda a Gianfranco, ne sì. Facciamo una per esempio. Fate una domanda voi a Gianfranco, visto che è qui e che si rende disponibile, una domanda di storia per esempio. Di storia? Lui sa che... Sai che Criciúma è stata fondata in che anno? Il giorno, mese e l'anno, sai? Fondata che cosa, scusa? La città di Criciúma. Criciúma, più che vale nel libro, sei che sei stato se vuoi tutto qua, sono qua. Ah, ma Giosi è... Sì. No, aspetta, noi dobbiamo organizzare meglio la prossima videoconferenza, perché prima perché abbiamo un problema tecnico, no? Prima questo. Sì, adesso se sta la prova così del massimo, ascolta, ti faccio una domanda a te. Sì. Se sei che non altri che voleo di San Marco, così la prossima volta la vieni a settimana per rispondermi. Allora, perché chiamo Leone di San Marco? E quando sei la prima volta che compare Leone di San Marco nella storia veneta? Perché? Non capite. Perché è il simbolo del... Sì, sa, il Leone. Di San Marco. Sì. Ma dopo, quando sei che compare per la prima volta un leone nella storia dei Veneti? Queste sono le 2 domande. Me ne faccio mia me stesso, però non vi rispondo mille, adesso sì. Con curiosità. Sì. Dove sta una settimana a pensare che su un po' male?
Io devo andare in internet a cercare e dopo mi visivare Leone San Marco che se ha questo significato e perché gli evangelisti chi se quadrano anche che hanno scelto San Marco e no per esempio Matteo, perché San Marco? E che significato da Ugo, Torre San Marco? Ah, questo va bene. Che no, come no. San Marco che non ha un santo, no, altri. Non credo. Questo. Ecco, quattro domande. Adesso ne studi a studiare e capi una settimana del tempo per pensare. Itamar, io ti ringrazio perché questa, anche se pure è stato un collegamento difficile e abbastanza complesso, però è stato un inizio di un lavoro che ci ha visto impegnati già da 3 settimane per organizzare la cosa. Mi spero sia un inizio questo, quindi che con col primo appuntamento di oggi abbiamo messo le basi tecniche per creare una serie di appuntamenti che grazie ai partecipanti di questo gruppo possiamo trasmettere cultura e avvicinamento tra di noi. Grazie, è stato un piacere veramente avere questo collegamento oggi. Io spero che abbiate anche un riscontro dei contatti con gli altri, con i vostri contatori, e magari la prossima volta ci riferisci che impressione hanno avuto da questo nostro collegamento, seppur difficile. Ok, allora. Grazie. Sì. Grazie a voi anche dall'opportunità di questo, di fare sentire la voce dei Veneti in Brasile, no? E allora noi siamo molto contenti di questo e speriamo di fare altri che, come ha detto lei, è stata una base per gli altri collegamenti. Allora siamo più vicini, come ha detto il nostro, c'è una targa qui in centro di Criciúma che i Veneti hanno passato, sono passati nel Fosso Grande, nell'Atlantico, e per fare un abbraccio, dopo 130 anni si sono abbracciati in piazza qui a Criciúma. Grazie di tutto. Bene, grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao. Siamo per la prima volta un po' confusione, ma alla fine vediamo che piano piano è Itamar. Si potrà sistemare meglio e così la gente anche piacerà da capire come funzionano le cose. Perché la gente sta ascoltando, parla molto. Per chi è in ascolto adesso, qui abbiamo degli notebook, del computer, e allora ci sono anche si può vedere, no, la faccia di ognuno che parla. Sì. Anche noi, se ci facciamo vedere a loro. Però è una cosa che per me è bellissima, allo stesso tempo mi fa un po' paura di non so come il funzionamento, ma è quello che dicono, una novità per me, né, Itamar? Sbagli, cosa è normale. Ecco, allora io vorrei dire che è interessante l'argomento, però bisogna spiegare meglio alla gente qua, perché non è chi siamo. Sì, è stato dato il, come si dice, lo start. Né? Ecco. Lo start. O il via. Come? Il via. Il via italiano. Via. Io ringrazio a tutti, vorrei solo lasciare un abbraccione al signor Ivan Savi, al Zinho Zanetti, al Vittor Vefago sposa e Maravai sposa, e che hanno chiamato. Alla Teresinha Possenti là del programma della Voce della Benedetta, sì, che ci ha seguito, anche per peccato che non farà più il programma là la Voce della Benedetta, peccato, ma proprio non ha tempo. E anche per i nostri colleghi là di Sara, con la Radio Difusora. La Difusora Josi, sì, immagino. Allora, fino alla prossima settimana. Grazie. Ciao Itamar. Termina qui il programma Ritorno alle Origini. Vi aspettiamo nella prossima settimana. Buon pomeriggio.